Mentre in commissione bilancio arrivava l'aumento della Tari del 20%, il consigliere di L'Aquila Città Aperta Giorgio De Matteis con gli altri esponenti di opposizione lancia in conferenza stampa bordate contro la maggioranza e invoca il ritorno alle urne. La verità, tuona De Matteis, è che il comune è oramai al dissesto finanziario, meglio staccare la spina. Parole durissime, perché purtroppo di questa incapacità e di inconsistenza amministrativa del Comune dell'Aquila, ad opera del sindaco, della sua giunta e della sua maggioranza, ne pagheranno le spese gli aquilani. Non più di qualche mese fa annunciava trionfalmente Cialente e per la prima volta avrebbero abbassato le tasse. A distanza di qualche mese scopriamo, e ieri c'è stata l'evidenza più chiara, che ci sarà un aumento o vorrebbero aumentare le tasse sulla Tari e sul resto dei servizi, perché non sono in grado di fare un bilancio, non avendo previsto la possibilità di dare i conti così come dovevano essere dati al governo per avere i soldi in aggiunta per le maggiori spese. Questo purtroppo comporta la impossibilità di votare e un consuntivo, e ieri non l'hanno portato, né tantomeno il preventivo, perché l'hanno completamente sbagliato. Se a questo aggiungiamo i clamorosi errori, come la presa in consegna del progetto case senza nessuna attenzione su quello che avrebbe significato il problema dell'aeroporto, il problema delle attività commerciali, questa presa per i fondelli di Accor Phoenix che deve partire, non parte mai, tutto questo purtroppo si somma insieme alle transazioni. Le famose transazioni con Banca Sistema, con la IFIL e le altre transazioni su un bilancio, quindi spese ulteriori per il Comune, per i loro errori, si ripercuoteranno sulle tasche degli aquilani. E di fronte a questo è chiaro che noi saremo intransigenti. Tutto questo però era stato ampiamente previsto, lo avevo anticipato a Cialente, la Pezzopane mi disse che ero disattento e distratto sul bilancio e infatti tanto ero disattento e distratto e purtroppo si è avverato quello che non speravamo accadesse, cioè il default, cioè il dissesto finanziario del Comune dell'Aquila ad opera di questa inconsistente maggioranza.